Mi chiamo Davide, ho 23 anni. Sono originario di Roma e frequento la facoltà di psicologia all'Università di Firenze. Abito in un piccolo appartamento a pochi chilometri dall'università, insieme ad altri due ragazzi. Studiare è sempre stata la mia passione, ma ultimamente non sono nel pieno delle forze e quindi mi sono un po' lasciato andare all'ozio. Trascorro la maggior parte delle ore giocando alla PlayStation, a uno dei miei giochi preferiti, Fortnite. La maggior parte di voi sicuramente conosce questo gioco, ma per chi non lo sapesse, Fortnite è un videogame battle royale online. Lo reputo davvero avvincente, poiché non si tratta del classico sparatutto. La caratteristica che lo differenzia dagli altri è che tramite l'accumulo di materiali, ovvero di risorse, reperibili durante l'esplorazione della mappa, è possibile costruire delle strutture utilizzabili per vari scopi. Non starò qui a specificare i particolari perché oggi voglio raccontarvi la mia esperienza, che ho vissuto proprio giocando a questo videogame. La reputo inquietante. Pensate che mi ha traumatizzato a tal punto da scoraggiarmi a giocarci. Su Fortnite si può giocare in singolo, con un amico o con un gruppo di persone. Tra i miei amici e coinquilini sono l'unico a cui piace, quindi gioco sempre da solo o con altri giocatori che automaticamente mi vengono abbinati dal sistema. La notte tra giovedì 10 e venerdì 11 maggio l'ho trascorsa giocando a Fortnite. Non ricordo quante partite ho giocato, ma nella maggior parte di esse mi associavano in squadre formate da nabbi, ovvero giocatori alle prime armi. Ma questo non mi scoraggiava e ho continuato a giocare per puro divertimento. In una delle tante battaglie ho conosciuto un giocatore che utilizzava il microfono e parlava solo inglese. Non sono mai stato bravo in lingue straniere, ma riesco a comprendere e a rispondere in inglese senza troppe difficoltà. Così ne ho subito approfittato per parlarci in modo tale da essere coordinati e cercare di arrivare tra i primi in posizione. Devo ammettere che era maledettamente bravo. Abbiamo vinto la prima partita e a quel punto gli ho chiesto se voleva giocarne delle altre, senza che prima non fossimo diventati amici, ovviamente. Ha accettato la mia richiesta e questo non poteva farmi altro che piacere. Partita dopo partita, continuavamo ad accumulare vittorie. Mi sembrava di aver perso la cognizione del tempo, perché quando ho controllato il mio telefono si erano già fatte le 2 di notte. Considerata la stanchezza e l'ora tarda, gli ho detto che stavo andando via, ma lui ha insistito affinché giocassimo un'ultima partita e ho accettato. L'ultima di quella lunga serie di partite l'abbiamo giocata in 4 e con giocatori completamente casuali. Entrambi i nostri compagni di squadra avevano dei microfoni. Uno sembrava gentile e cordiale, ma l'altro era un po' strano. Sembrava che il suo microfono avesse dei problemi o qualcosa del genere. Quando parlava era difficile da comprendere per causa di quel rumore scoppiettante e fastidioso che rimbombava nelle mie cuffie. Era davvero molto strano, ma lì per lì non ho badato più di tanto alla cosa e ho fatto finta di nulla. Una volta iniziata la partita, lo strano giocatore iniziò a farci delle domande bizzarre e prima che noi rispondessimo, lui le indovinava tutte. Ogni sua affermazione era corretta. A me personalmente chiese: «Da dove sei connesso?» E ancor prima che io potessi rispondergli, lui aveva già indovinato. Strano, pensai. Ad un certo punto chiese ad uno dei due ragazzi: «Com'è stato mamma, Vanessa? Hai controllato per assicurarti che stia bene?» A quel punto iniziai a ridere, dicendogli di concentrarci al game e di smetterla di falmare. Ma dalla risposta dell'altro ragazzo percepì che era palesemente agitato e che quindi la sua non era una domanda casuale. Nonostante non avesse risposto, intuì che ci avesse azzeccato. Io e il mio amico virtuale, quello con cui avevo giocato, ormai stufi delle sue domande e del fastidioso rumore che usciva dal suo microfono, decidemmo di slogarci dal game. A quel punto si verificò un'anomalia.
Aprendo il menu e selezionando la voce Esci, stranamente il gioco non mi consentiva di uscire dalla partita. Così provai più e più volte, ma niente. I miei tentativi furono vani. Innervositomi, staccai la PS4 dalla corrente elettrica. Quello fu l'unico modo per uscire dal gioco. Passai una manciata di minuti nel disperato tentativo di capire cosa diamine fosse successo, e le strane domande di quel tipo balenavano nella mia testa. Sospettai che l'anomalia fosse dovuta a quello strano giocatore. C'era qualcosa che non andava. Spinto dalla curiosità di sapere se anche al mio amico di gioco gli fosse successa la stessa cosa, riaccesi la PS4 e fortunatamente il mio amico con cui avevo giocato le prime partite era ancora online. Gli inviai una richiesta di party per raccontargli l'accaduto e non appena si collegò mi confermò che anche a lui era successa la stessa anomalia. Ma suo malgrado continuò a giocare nella speranza che al termine della battaglia la PS4 gli avrebbe consentito di uscire dal gioco. Ebbene, quello che mi raccontò mi lasciò esterrefatto. Mi disse che ad un certo punto del gioco sentì chiaramente dal microfono dell'altro ragazzo l'abbaiare di un cane. La partita era diventata ingiocabile. Poi un urlo disperato. E successivamente il silenzio assoluto. Persino l'audio del gioco era sparito, nonostante fosse possibile ancora giocarci. L'altro giocatore si era disconnesso. Cercammo in tutti i modi di contattare il giocatore da cui il mio amico sentì quelle urla, giusto per chiedergli cosa gli fosse successo, ma non riuscimmo a trovarlo. Inspiegabilmente il suo nickname era sparito. L'unica cosa che ci restava da fare era quella di contattare lo strano giocatore. Riuscii a trovarlo e gli chiesi spiegazioni. Passarono all'incirca 15 minuti, ma da lui non ricevei risposta. Così, prima di spegnere la console, gli scrissi un ultimo messaggio, con insulti di ogni tipo e genere, e dopo pochi minuti arrivò la sua risposta, ma non una normale. Era un messaggio che riportava una serie di numeri, di cui non ne capisco il significato. Ho fatto lo screen per cercare di trovare qualcuno che sappia decifrarlo. Purtroppo non me ne intendo di informatica e non so nemmeno se un vero significato ce l'abbia. Per favore, fatemelo sapere. La cosa che posso consigliare a tutti è che se mai durante una partita notturna su Fortnite doveste imbattervi in un giocatore con un microfono che emette strani rumori, staccate subito la partita e non dategli assolutamente retta. Io non so come faccia, ma sembra che sia in grado di conoscere molte informazioni della vostra vita privata. Grazie per avermi ascoltato. Davide.